Un saluto a tutti e ben trovata Silvia Pagani, direttore generale di Unione Industriali Varese, dopo la lunga direzione di Vittorio Gandini, raccoglie un testimone di peso, di prestigio e sicuramente anche di grande importanza associativa e non solo. Ecco, con quale spirito lo affronta? Beh, intanto grazie, sicuramente un'eredità importante per il lavoro prezioso che ha fatto in tutti questi anni Vittorio Gandini. Perché sono la guida di una delle associazioni territoriali più importanti di Confindustria, di lunga tradizione e di, devo dire, reputazione trasversale e apprezzata da tutti. È un lavoro che si fa con grande passione ed entusiasmo, perché le sfide sono quotidiane, sicuramente il momento è complicato. E a fianco delle nostre imprese siamo invitati e costretti a cambiare scenario, a essere sempre pronti ad assisterle nelle varie emergenze, però avendo anche l'ambizione di guardare avanti. Vorrei anche dire che è giusto riaffermare il ruolo importante dei corpi intermedi, è stato messo in discussione in questi anni a ogni livello, a cominciare da quello politico, però la pandemia ci ha dimostrato quale sia la sua importanza. Assolutamente, assolutamente. Devo dire che questi due anni sono stati veramente molto intensi, lo sono stati per tutto il Paese ovviamente, ma se mi devo riferire al lavoro che è stato fatto dal sistema associativo, l'impegno è stato quotidiano, non c'è mai stato limite d'orario, ma soprattutto le imprese che normalmente si interfacciavano con noi si sono affidate ancora di più, e anche magari quelle imprese che erano abituate a chiamarci di meno in realtà hanno fatto molto affidamento su di noi siamo stati un punto di riferimento soprattutto nei primi momenti in cui c'erano continui cambiamenti di scenario e decreti a mezzanotte. Ovviamente per noi era importante dare subito delle risposte alle nostre imprese, in momenti in cui davvero non le avevamo nemmeno noi. Però devo dire che c'è stata veramente una fortissima coesione all'interno del sistema a livello nazionale, a livello territoriale, lombardo e poi ovviamente nello specifico quotidianamente a fianco delle nostre imprese. E questo sicuramente ha riaffermato non solo la capacità di stare a fianco delle imprese, ma anche la nostra capacità farci da tramite, far arrivare le istanze delle imprese che sono state davvero il primo fronte e il primo luogo all'interno del quale si è fatto di tutto per contenere la pandemia. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo.